Buongiorno. Buongiorno. No, ieri sera non ho finito il vlog, ma siamo ritornati a mezzanotte, i figli no, erano lessi, noi pure. Guardate gli occhi. Cosa vi raccontano questi occhi? Oltre le borse, però guardate gli occhi, no? Le borse quelle sono naturali, ce l'ho. Guardate gli occhi. Che dicono questi occhi? Che c'hai sonno. Bravo. Esatto. Siamo ritornati adesso dalla recita. E bella, è stata bella. Poi Aurora faceva la cometa, già parlava perché comunque erano l'ultimo anno della materna, quindi sono un po' più grandini e parlavano. Alessandro, il più piccolo di tutti, ha imparato le canzoni, ha pure cantato la canzone al microfono, insomma abbiamo due figli star. Un cantante e un'attrice. Sì, praticamente sì. E quindi io, per come sono fatta, mi volevo sotterrare la sedia perché io odio stare al centro dell'attenzione degli altri. Quindi sono sempre stata un po' così timidina, no? E da youtuber non si direbbe. No, perché è differente, è diverso, perché comunque uno è vero, pensa, fai video su YouTube, però fare un video su YouTube parlando a una telecamera, un telefono, è un'altra cosa rispetto a parlare magari davanti a un sacco di persone che c'hai realmente davanti. Cioè io qui adesso davanti non c'ho nessuno. Quindi immagina un po' che ci stanno migliaia di persone quello, è proprio quello che praticamente tu non le immagini, cioè sai che sei... M'appoggio. Sai che sei... Grazie. Sai che sei presente tu con la telecamera e non è la stessa cosa che parlare davanti agli altri, quindi ecco, io ho difficoltà a parlare al telefono, cioè, quindi non date tanto per scontato, ecco, col fatto che facciamo i video, siamo spavaldi, però no, belli, belli, cocchi di mamma, belli, bravi, cocchi di babbo no, mi è scesa la lacrimuccia, sono solo cocchi di mamma. Mi è scesa la lacrimuccia, quale soprattutto quando cantavo. Stanno crescendo. Bravo. Sì. Momento nostalgia. Comunque, finita la recita, c'era la pesca, la famosa pesca che sono andata a preparare la mattina. Però. Non c'è tutto. Come non c'è tutto? No, il robot, poi le cose, che era? Insomma, un po' di roba l'ha portata io. No, c'è la macchinina. Ah, vabbè. C'è stata la pesca, la famosa pesca che sono andata l'altra mattina. Pesca di beneficenza per rimpinguare le casse della scuola. Esatto. Pur al posto dello Stato. È un modo per sostituire lo Stato. Cioè, noi genitori per dobbiamo avere organizzare ciò che ci spetterebbe di diritto. Noi genitori organizziamo una pesca per rimpinguare le casse della scuola, per fargli comprare magari il materiale, e lo Stato invece no. Carta igienica, carta per le stampanti, cioè le cose essenziali, qui parliamo di cose essenziali, fogli, ma le tasse, che le paghiamo a fa? Che cacchio le paghiamo a fa? Vabbè. Comunque è stata una ricca pesca, perché abbiamo fatto più di 150 euro. Soldi. Adesso metto a fare. Diciamo che il grosso quest'anno veramente a colpi di 5 pescate a volta. Tutti i genitori, dai, sui nonni, è normale. Ma le altre volte cioè, non l'hanno fatta così tanto. Torta 10 euro ci ho messo io in pesca. Comunque, vi faccio vedere quello che abbiamo preso. No, faccio ciao ragazzi! Questo è tutto quello che abbiamo preso, cioè no, questi sono i regaletti di Natale. No, vabbè, questi sono i lavoretti, nel senso di Natale, questo è il lavoretto di Aurora. Lavoretti di Natale, questo è di quest'altro pure è il lavoretto di aspetta, quest'altro pure è il lavoretto di Aurora, è troppo bello, questo lo mettiamo come centro tavola a Natale. Troppo carino questo. Poi lì c'è il disegno che ha fatto Alessandro. Eccolo qua, questo l'ha fatto Ale. Poi c'era... Anzi, aspetta che... Dov'è la cosa? La cosa d'Alessandro? Cosa? La manina d'Alessandro. Eccola. Ah, eccola. Poi c'è quest'altro che è sempre di Ale.
E beh, lui è piccolino, appena iniziato. Questa è la Qui stella c'è la cometa. stella cometa, la famosa stella cometa di Aurora che faceva la protagonista, faceva la stella cometa. E poi Aurora ha preso questo qui lo volevo io. Quando organizzavamo sta pesca, mettevamo i numeretti e c'era questo, che è sto zainetto con lo scimmiotto. Io adoro le scimmie, l'ho visto, lo volevo subito, l'ha pescato mia suocera, grande, grandissima. Poi vabbè, ci sono cose per il prossimo anno per fare il presepe, il calendario dell'avvento, un po' di giochetti, lui giocava già con questo qui, un po' di libri da colorare, e una macchina, un'altra macchinina, un calciatore, un bamboccio e poi di là c'è Alessandro che c'è altra roba, in più la nostra vicina di casa gli ha portato altre Un po' di cosine. regali. Un po' di regalini, quindi è Natale, è Natale. La storia si ripete. Questo gliel'ha regalato la nostra vicina ad Alessandro e lui gli ha praticamente staccato la testa. Però non, ecco, No, l'ho quella riaggiustato. testina lì praticamente gliel'aveva staccata un po' di anni fa. Sì, un po' d'anni Più fa, di 30 anni fa, più di 30 anni fa, più di diciamo 30 80 anni anni fa, questo signore qui, questo qui, alla comunione gli avevano regalato Vultur 5 e gli ha staccato la testa dopo un minuto che gliel'avevano regalata. Subito, appena Quindi, montato. tale padre, tale figlio, non ti puoi arrabbiare. Invece mi arrabbio come mio padre si arrabbiò con me all'epoca. Ho capito, ma la genetica è quella, No, il distruttore di chiaramente. massa proprio. La genetica è da distruggere, devo distruggere tutto. Terminator. Gliel'hai mandati proprio. Vabbè, è quasi aggiustato. Aspettando che tira su grande. Ma poi chi è che si ricorda Vultur 5? Io mi sa che manco c'ero quando c'avevo. Vultur 5, il cartone erano 5 robot. Ogni robot era un animale diverso. E insieme creavano sto robot gigantesco, era alto così, mi ricordo, quello mio. Gli ha Solo che rotto la appena testa. l'ho montato la prima volta, partì la testa. Cascavo. Pianto come disperato. Beh, tuo figlio ha fatto uguale, anzi che era piccolino questo. Vabbè. Tutto il pomeriggio praticamente io l'ho passato a cercare di capire come mandare il filmato alle altre mamme e vabbè, alla fine sono riuscita, l'ho mandato tramite mail praticamente perché non riuscivo a cambiare il formato per mandarlo su WhatsApp e sono troppo carine, troppo troppo carine. Il filmato di ieri sera del saggio di danza e poi mi sono messa a editare l'altro vlog, quello che voi praticamente state vedendo, e poi ecco mi sono messa ad editare l'altro vlog e ok, eccoci qua. Mi sono messa ad editare l'altro vlog, come vi dicevo, e il vlog numero 4. Proprio appunto del saggio di danza di Aurora, che tra parentesi vi devo chiedere scusa perché praticamente io poi alla fine non l'ho fatta la chiusura, non l'ho chiuso il vlog, ma perché non ci sono riuscita, perché praticamente noi siamo andati là che non c'era più un posto a sedere, quindi voi immaginatevi comunque con i miei, mia suocera, Alessandro, io, Samuele, la bambina, cioè veramente non sapevamo dove metterci. Alla fine mia madre e mia suocera si sono messe di sopra, mio padre col fatto che doveva fare le fotografie si è messo sotto e io mi sono messa sotto perché praticamente Aurora voleva stare di sotto con le altre bambine seduta per terra e quindi mi sono dovuta mettere lì, metti caso che voleva qualche cosa, doveva andare bagno, robe del genere, invece niente. Praticamente sono stata lì senza un motivo. No, giusto per levarle il giacchetto, ecco, se no lei faceva praticamente da sola, non gliene fregava niente. Alessandro invece è stato di sopra, sotto
sulle spalle di Samuele. E poi praticamente Samuele è sceso giù e siamo stati un po' anche lì, ma gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora. È stato un bellissimo spettacolo perché comprendeva sia danza, sia ginnastica artistica e sia pattinaggio. E c'erano parecchie ragazze che facevano l'uno e l'altro e che sono a scuola con Aurora e Alessandro, quindi praticamente ci conoscevamo un po' tutti, ecco. Poi le sorelle, le cugine, insomma, c'era praticamente quasi un mezzo paese, ecco. Quindi ci siamo un po' ritrovati tutti quanti lì, abbiamo rivisto persone che magari non rivedevamo da tempo, tipo Samuele ha visto dei suoi ex colleghi, così. E è finito alle 11:30 e è finito alle 11, però noi, col fatto che la maestra è mia cugina, siamo stati un po' lì, poi c'era anche il suo fidanzato, quindi siamo messi un po' a chiacchierare, eccetera eccetera. Siamo arrivati a casa alle 11:30, che Aurora voleva il latte perché aveva fame, e quindi gli abbiamo dato da mangiare, e poi a letto. Stamattina è stato il disastro perché non si voleva alzare nessuno, quindi capite il motivo per cui io non ho chiuso il vlog. E mi dispiace perché vi ho dovuto praticamente scrivere quello che vi sto dicendo adesso, quindi perdonatemi se quello è stato un po' un vlog molto molto misero. Però purtroppo gli impegni sono quelli che sono. Ora, finché uno fa un vlog ogni tanto, tipo durante il fine settimana o comunque durante la settimana, quando fa delle cose in particolare, ci sta che uno faccia un vlog serio, no? Serio nel senso, cioè, che lo inizia e lo finisce. Ma quando si fanno i vlogmas, che bisogna praticamente fare il vlog di tutte le giornate, e non sempre le giornate sono diciamo libere tra virgolette, in maniera tale da poter stare lì alla telecamera e diciamo fare una chiusura per bene, a volte ci sono delle giornate tipo ieri che veramente non sapevo più come fare, veramente. Quindi perdonatemi, ma insomma questo è stato. E appunto oggi mi sto praticamente mi sono scervellata in 300.000 modi per diciamo riuscire a a cambiare il formato del video che ho fatto del saggio di ieri sera, per trasportarlo su WhatsApp per poi mandarlo alle mamme, ma non ci sono riuscita. E quindi che ho fatto? Io l'ho mandato tramite mail, così almeno stiamo tutti tranquilli. La cara vecchia mail, cioè, raga, la cara vecchia mail. Io mi ricordo, mi sono mandata con i miei amici una marea di roba tramite mail, foto, video, cioè una marea di roba, ragazzi, una marea. Invece adesso con WhatsApp è un attimo. Quindi la cara vecchia mail, oddio mio, WhatsApp sta prendendo il sopravvento su tutto, cioè anche sulla scuola, perché mi hanno detto delle cose allucinanti sulla scuola elementare. E io spero che il prossimo anno veramente, cioè, non tocchi anche alla classe di mia figlia, perché se no veramente io esco fuori di testa. Comunque, stamattina c'è stata la recita, quindi la scuola è chiusa fino all'8 di gennaio. Cioè, io mi voglio uccidere per questo. È un po' come la chiusura delle scuole a giugno. Cioè, che tu praticamente vedi questi figli contentissimi e i genitori poveri disperati che non sanno dove mettere la testa. Ecco, questo è uguale, praticamente. È più o meno la stessa situazione. Anzi, un po' meglio, perché so 15 giorni solamente, però vi assicuro che tenere a casa 15 giorni i figli non è una passeggiata. Comunque, bando alle ciance, finisco di mettere a posto qui le cosine del vlog, perché poi voglio andare a casa di mia madre. Cioè, io sto aspettando Samuele, che è andato giù in campagna, è andato a fare la barba a suo padre, e poi sta andando a prendere il pellet per la stufa perché l'abbiamo finito. Io sto tentennando per accendere i termosifoni proprio perché deve venire con il pellet, però insomma comincia a fare un po' freddo. Stasera
andremo a vedere il concerto di Natale, perché fanno il concerto di Natale in chiesa. Ora cercherò di farvi magari uno o due spezzoni, però non vi assicuro niente, però vi assicuro che vi faccio vedere magari com'è illuminato il paese, perché è veramente carino. E poi niente, poi c'è sabato che non si farà praticamente nulla perché è una giornata un po' così di passaggio, e poi c'è la vigilia il 24, e il 24 sono contentissima perché oltre ad esserci la festa di Natale qui per i bimbi, che ci sarà anche una sorpresa, però non lo diciamo a voce alta. Però viene pure l'edizia, io sono contentissima, e faremo praticamente il vlog del 24, lo chiuderemo insieme, perché cioè, ce lo siamo proprio, cioè, ce l'ha proprio detto, cioè dai, continuate i vlog, così almeno il 24 facciamo l'ultimo vlog dell'anno insieme e poi ci rivediamo a gennaio, quindi sì, sì, sono contentissima. Io veramente dal 24 fino a gennaio, al giorno del mio compleanno forse, ora vediamo un attimo, vado in ferie. No, non è vero, devo scrivere, devo finire di scrivere il... la parte iniziale della tesi, diciamo una sorta di introduzione, e poi devo trovare qualcuno che me la rilega perché non so veramente a chi portarla. Ora non so, se voi siete un po' più pratiche, perché magari girate ancora per tesi universitarie eccetera, una copisteria, no una copisteria, una... lollipop, 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 ricordati... tipografia, una tipografia potrebbe rilegare una tesi se gli porto magari fogli? Domanda, fatemi sapere, perché nel caso c'ho la soluzione, se no mi tocca veramente cercare, espulciare, non so come, qualcuno che mi rilega la tesi, perché poi il 20 gliela devo portare, quindi per favore aiutatemi, per favore aiutatemi. E quindi niente, spero ora che Samuele arrivi, perché sennò veramente si fa troppo tardi. We